direzione, il sospettato è su un veicolo. Inseguimento annullato. Ricerche e tornare in pattuglia. Ah? È qui! Attenti! Molotov, scappate! Una Molotov! Porca troia! Ricarico! Mi serve un mezzo... Ci penso io, ragazzo. La sto solo facendo scaldare. Perfetto, adesso vattene! Ottimo tempismo! Mi bene, ora me ne vado. Dovete venire tutti qui, subito! Incidente con omissione di soccorso a Irish Point. Se qualcuno è in zona, forse vale la pena dare un'occhiata, passo. Merda! Thank you.
è quel coglione? Controllo di qua. Vado a chiedere aiuto! Chi è questo? Al riparo! Merda, libero! Cade da un'altra parte! Andiamo di qua! Beaver non sarà contento di quello che stai facendo al giro di affari della distilleria. Hai attirato l'attenzione di Carl. È tornato alla distilleria di Sweetwater. Hai un'idea di come reagirà quando arriverò lì? È un pazzoide delle paludi. Secondo te come reagirà? Comunque potrebbe essere utile averlo in giro. Nessuno conosce il Bayou meglio di lui. Ti devo un favore per questo, Nicky. Puoi dirlo forte. Beaver ti sta aspettando. Sono curiosa di vedere come lo gestisci. Ok, hai la mappa. Ora vai e trova quegli alambicchi. Quindi ti sei occupato di Sonny Blue. Scommetto che il mio vecchio è stato felice di saperlo. Un consiglio. Attento a fare il nome del macellaio intorno al mio vecchio. Quando questa storia col mio vecchio sarà finita... Anita, io e te dobbiamo parlare. Avete sentito anche voi, vero?
Perché sei incazzato? Buona parte del liquore che abbiamo perso era nostro. Se cerchi di fare qualcosa con Barbieri, quel figlio di puttana lo viene a sapere. Quindi vuol dire che non se la prende solo con me e te, ma anche con la mamma, Penny, i bambini, tutti. No, dobbiamo essere più furbi. Puoi sempre dire che è Burke. No, merda. Sono tutti cazzi tuoi. Vaffanculo tu e Burke! Tu parli troppo. Ho svuotato la distilleria. È pronta per i tuoi ragazzi. Spero stia reggendo. I miei ragazzi stanno arrivando. È tutto a posto. Il macellaio sta arrivando. È ora di abbattere quel cane rognoso. Facevo parte del terzo plotone, compagnia C, del 614esimo battaglione anticarro durante la Seconda Guerra Mondiale. Ero addestrato come soldato di sanità, ma ero armato. Ogni uomo della compagnia era nero. L'esercito non sapeva cosa fare con noi. Di sicuro non voleva che combattessimo assieme ai bianchi. Klimbach. Klimbach era una cittadina francese vicino al confine con la Germania e ci fu ordinato di conquistarla. I Crucchi eliminarono 3 dei nostri 4 cannoni anticarro, ma non gli avremmo mai permesso di batterci. Eravamo decisi a dimostrare che eravamo altrettanto bravi, se non migliori, di ogni altro soldato in servizio. Io non amo parlare delle medaglie che mi sono guadagnato laggiù. L'unico modo per cui un uomo sopravvive a qualcosa del genere è per la grazia di Dio. Non sembra giusto celebrarlo con dei pezzi di latta. Nessuno sa che ho aiutato Lincoln, a parte voi e John Donovan. Non che volessi tenerlo segreto, è solo che non è mai venuto nessuno a fare domande.